Sindaco di Catanzaro Abramo è intervenuto in TV su RTC nella trasmissione sportiva settimanale condotta da Mario Mirabello. L'amministratore comunale ha confermato l'incontro informale svoltosi qualche giorno addietro con il patron del Catanzaro Calcio, noto sul futuro della società sportiva. Da quanto è emerso, Noto e Abramo sarebbero alla ricerca di nuove figure imprenditoriali che possano appoggiare e sostenere economicamente per provare a centrare gli obiettivi che la dirigenza Noto, seppur molto facoltosa, non è ancora riuscita in 3 anni a centrare, ovvero la promozione in Serie B. È una fase di grande allarme e preoccupazione per la tifoseria che chiede alla proprietà Noto un impegno più deciso ed imponente. Ecco le dichiarazioni di Abramo in esclusiva su RTC. Sappiamo tutti ormai all'ordine del giorno di questo incontro, cosa ci può dire? Un incontro lo chiamiamo occasionale, lo chiamiamo di fine campionato. Ecco, quali sono state le sue impressioni e cosa ci può dire su questo colloquio? No, diciamo che è stato ancora un colloquio informale perché lo avremo nelle prossime settimane, un incontro definitivo con l'ingegnere Noto per cercare di capire come il prossimo anno ci si può organizzare per dare un minimo di soddisfazione alla città attraverso una squadra forte che ci possa proiettare nel futuro anche eventualmente nella Serie B. E quindi iniziare un ragionamento con Floriano Noto, con la famiglia Noto, per capire come meglio ci si può organizzare e capire qual è la loro prospettiva, quali sono anche le loro aspettative. Il mio grande dispiacere è che sono già 3 volte che intervengo. Sì, anche a me dispiace perché vorrei vedere questa squadra una volta per tutte. Il mio sogno è quello di vederla come negli anni passati, una squadra forte, però è normale che non c'è solo la famiglia Noto, bisogna cercare di coinvolgere anche tanti altri imprenditori importanti che comunque abbiamo in città e magari cercare di unire queste forze. In Italia, in questi ultimi anni, sono pochi gli imprenditori che da soli prendono una squadra. Si è trovato un gruppo di imprenditori che hanno deciso di investire in una squadra ed è quello che noi cercheremo di fare anche qui a Difficile. Catanzaro.